stesso c'ha proprio la curva. Oh, 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 oh. You know you love me, I know you care. Stop whenever, and I'll be there. You are my love, you are my heart. Fermalo. Ci abbattiamolo, per favore. Vabbè, allora, ecco, con questo inizio ricordiamo il nostro consulente musicale e artistico è lui, con Justin Bieber. Vuoi spiegarci il perché? Sì, perché uno dei gruppi preferiti della, almeno nostra, lontana giovinezza, la sua non lo so, cioè i Metallica, sì, si sono, giusto appunto qualche giorno fa, dichiarati grandi fan, quindi Believers. E anche tra di noi c'è un Belieber. Ma non diremo chi è. È ben nascosto, è molto ben nascosto. Molto ben nascosto. Ma tra l'altro volevo dire una cosa di attualità importante. Esce il film dei Metallica, tipo questi giorni. Uscito, è uscito, è già tramontato. E fa schifo proprio sotto ogni punto di vista. Chi l'ha visto ha detto che l'effetto 3D durante il concerto è simpatico, ma insomma non è... Perché non c'è proprio una trama di catastrofe planetaria. C'erano gli zombie. No, cioè, catastrofe planetaria. Perché il concerto dei Metallica purtroppo ormai è più una iattura per il posto dove succede, e quindi asteroidi, catastrofi. Ricordiamo che Lou Reed è morto dopo aver fatto un disco con i Metallica. Sì, sì, il rimpianto è stato troppo forte. È morto subito dopo. Esatto, sì. No, è morto quando hanno aggiornato la Wikipedia e ci hanno messo collaborazione con i Metallica e link cliccato. Giustamente. Lì è schioppato. Allora, dopo avervi ricordato tutto, vi vogliamo... come aveva detto però, chiedere un secondo scusa, ma la tecnologia oggi ci è venuta meno, è venuta, diciamo, in maniera arcana. La nostra webcam ha smesso di funzionare, siamo quindi con la webcam del Mac, come la rivolta quando, delle macchine, come quando avevamo iniziato, quindi vedete siamo tutti più stretti, tutti più, però siamo anche molto carini, ecco, questo lo sì, sempre molto carini, sì, sì. Beh, con Justin Bieber puccettosi, carini, puccettosi, è fatta. E eccovi, benvenuti alla seconda puntata della seconda stagione, quindi questo è storico, 2-2 di Dentro al Videogioco. Ah cavolo, l'ho fatto verso l'altra telecamera, ci devo riprovare. Dentro al Videogioco, che è dove siete voi, dove siamo noi, dove bassa sono tutti. Bassa qualità edition. Bassa qualità edition, dal grottino. Dal grottino de Noartri. E appunto eccoci qua a Games Week finita, primo argomento, cioè siete venuti alla Games Week. Allora, a noi non ce n'è fregato niente, praticamente niente. Anche un po' qualcosina. Cioè, sì, ce n'è fregato qualcosa, ma non ci siamo andati, quindi insomma è difficile anche valutare. Abbiamo avuto dei feedback. Non ci siamo voluti andare, mi piace. Non ci siamo scelto di non andare. Abbiamo scelto di non andarci perché è a Milano. No, e per non sporcarci... con quel business lì. Esatto, noi siamo fuori da queste cose qui, se vogliamo vedere la nuova console vediamo nell'unboxing di Pierpaolo, è tutto un po', ecco, insomma. Dicevamo, si è tenuta la Games Week, c'è stato un evento fantastico, sì. Cioè si sono menati per quello. Oh, abbiamo dato spettacolo nel mondo ancora sì, una volta. Sì. Perché, beh, però anche qui Activision ci ha messo il suo, scegliendo di dare in palio 500 Prestige Edition, che stanno a 200 euro l'una, tra l'altro, una follia, ai primi 500 che fossero arrivati allo stand, e quindi è partita la guerra civile. È partita la Royal Rumble, si è visto Big Show a un certo punto sollevare un bambino di 2 anni, Hulk Hogan dalla terza corda. Le hanno date queste, si è pure spaccato lo stand. Lo stand, mi sembra un giornalista del Messaggero è stato pestato. È stato pestato. Perché voleva anche lui la Messaggero, che aveva ripreso alcuni black block mentre si mettevano la maschera di Ghost. E quindi, giù. Insomma, è finita male la finita iniziata, è finita male. No. Allora, poi c'è stata una cosa importante, quello di cui parlerò io. C'erano Alan Bushnell, e questo, insomma, ci piace comunque. Fare, ecco, un cappello introduttivo a questa seconda puntata con una delle personalità più importanti del videogioco moderno, perché definito da pochi, quelli che sbagliano, l'inventore dei videogiochi, in verità è l'inventore dei videogiochi commerciali. Beh, il primo che ha provato a venderli, il suo VCS Atari 2006, ricordiamolo, è stata la console più venduta della storia fino all'epoca di PlayStation. Questo qualcosa vorrà dire. Il vecchio Nolan era appunto alla Games Week, praticamente non lo riconosceva nessuno. Figata, quando sei super famoso, nessuno ti caga. Se anche a me. Se ci fosse stato, che ne so,
un personaggio di Call of Duty, sarebbero tutti impazziti, ma non la Bushel, non se lo fidava nessuno. Alla sua conferenza in verità sono andati molti. Ma senza andare a cercare il personaggio di Call of Duty, sono impazziti tutti per gli youtuber. Capito? Che andavano in giro per la fiera. Pensa se ci andiamo noi. Che roba. Succede un casino. Donne. Cioè, a me fanno tutti finta di ignorarmi. Cioè io entro nei posti, vedo che un po' mi guardano. Quello sarà... Nessuno però mi disturba ed è colpa vostra perché non condividete ancora uno di un fatto ricco. Grazie, ecco, ragazzi. Ecco, grazie. Ecco. Tornando a Bushnell, appunto, ha fatto il suo intervento, una conferenza e ha spiegato un po' come vede il futuro dei videogiochi. Una cosa interessante che ha detto è che vede il videogioco comunque molto convergere verso una multipiattaformalità. Lo posso dire, cioè, dall'iPhone comandi il videogioco che sta sul. La console, ma poi vai sul computer, ti scarichi una... insomma un futuro in cui tutte queste piattaforme, tutti questi modelli si uniscono per dare qualcosa di... il difensore dell'umanità. Esatto. Comunque, vabbè, che poi abbiamo visto uno smart glass di Microsoft con iFruit di GTA, diciamo che è cominciata con la fine della scorsa generazione, immagino che con la prossima effettivamente ci andranno giù pesanti. Questo appunto per quanto riguarda la mia news della settimana, perché abbiamo inaugurato una nuova rubrica, le news della settimana, ne daremo una a testa. Io ho fatto. Vado io. Vai tu. Una notizia divertente. Che praticamente è ormai iniziata, siamo entrati a novembre, quindi è il mese della Next Generation. Questo mese usciranno in America il 15 PS4, il 22 Xbox One, da noi 22 Xbox One e 29 PS4. Tenete i portafogli pronti. Esatto, con un millante vi portate a casa tutti. Perfetto. Sappiamo che potete permetterlo senza gioco con ecco. E hanno rotto il day one di Killzone per la PS4. Come hanno fatto? L'hanno rotto l'altro ieri. Cioè GameStop, per citarne uno, vende in America Killzone per PS4 e il DualShock anche senza vendere la PS4, ovviamente. Back to the Future Edition. Il bello è che sta vendendo un casino, nel senso che la gente Jenny siamo tutti matti, ha funzionato la grande. Quindi aspettiamoci di vedere file per prendere la PS4 con già Killzone. Chi c'ha il gioco? Così poi lo provi in macchina, lo attacchi al sigari, fai partire con l'iPhone. Oltre al danno, la beffa, non c'è il libretto di istruzioni. Ah, beh, quindi nemmeno puoi, che ne so, al gabinetto, capito? Intrattenerti con. Al gabinetto mi piace, non hai detto l'accesso. Come mai? Al trono volevo dire, veramente. Sul trono. Ok, la tua news della settimana. La mia news della settimana riguarda Titanfall. Che avevo un po' abbandonato. Prossimo gioco che io ho tanto sponsorizzato nel nostro videoblog. Era impazzito perché mi risponde. E è stato annunciato che sarà un'esclusiva eterna per Xbox One e contemporaneamente solo, quindi c'è stato un travaso di bile da parte di molti Solari. Sì, di molti, perché comunque è diventato immediatamente un gioco brutto. Certo, che succede così, insomma, prima lo potevano avere tra 6 mesi e adesso. Quindi figata, adesso è diventato brutto. Io però ho visto un video molto recente ed era anche di gameplay tra l'altro, e l'ho trovato molto migliorato rispetto a quello che avevo visto nei video quelli di lancio. Perché da una parte mi sembra, lo estremizzo un po', una specie di Call of Duty, quindi il punteggio, l'uccisione, la cosetta, però in un contesto di fantascienza che non si è sempre gradito, e poi mi è sembrato con mappe molto dinamiche, con situazioni molto particolari, perché nel video che io ho visto c'era solo un personaggio che aveva il Mac, e gli altri dovevano... Il Mac, il computer? Sì, oppure quell'altro Mac. Qual è l'altro Mac? È quello che si mangia. Ah, il Mac, era andato quello, al Mac. Il robottone nel boruto, quindi tutti dietro al robottone nel boruto, dando vita allo sterminio più puro, quindi scontro Mac contro Mac, quindi computer contro Mac panino. Potremmo chiamarlo Titano, dato che dal titolo. Sì, Titano, però insomma io sono un ragazzo come preciso. Preciso. Sì. Beh, più preciso lui, Titano. Beh, non lo so, però Titanfall mi sembra una cosa sfigata allora. Sì. Se il Titano deve cadere per forza. Quindi comunque insomma, belle cosine, belle animazioni degli scontri tra robot. Bravissimo. Tra bravissimo. Robot. Puristi. Per i puristi. Questo, ma per gli altri Titani e basta. E niente, quello che io ho visto era un giocatore molto forte, quindi vabbè. Non so se era un programmatore, insomma fa tipo 10-12 uccisioni tranquillo. Vabbè, tipo te.
Sì, tipo, esattamente come me, esce dal robot, rientra, ne ammazza decine e decine e così via. Molto, molto ben fatto e molto dinamico il, proprio il movimento. Non sapevo che ci fossero gli zainetti razzo. Sì, hanno dei mini jet. Dei piccoli mini jet. E con quelli ho visto proprio che è possibile rimbalzare da muro a muro, quindi salire più in alto. Insomma, ho visto un gioco che si può fare tipo una sorta di, tra mille virgolette, Mirror's Edge, nel senso parkour, tipo forza sui muri. Sì, le armi che ho visto, insomma, niente di trascendentale, mitragliatrici più pesanti, più leggere, nulla di veramente innovativo, però ho visto anche soldato semplice che abbatte robot o titano che sia. E in che modo? E in che modo? Saltando gli addosso, insomma, una cosa l'alo, no? Saltandogli addosso e cominciando a strappargli i pezzettoni. Bello. Però comunque sia, insomma, io ho visto un gioco che è molto più interessante del video di lancio, di annuncio. Ok, realtà. Certo. Quindi mi sembra una cosa positiva. Poi non so. Ti farà comprare Xbox One? No, non c'è forza al mondo in questo momento che mi può privare dei miei 500 euro. Voglio avere con me. Precisazioni, sì. Non è un'esclusiva Xbox One, è un'esclusiva PC, Xbox 360, Xbox One. Ah, PC, ah, quindi pure su questo proprio lo ignoravo, su Xbox 360. Esce anche su 360. Altra curiosità, questa perché siamo proprio pazzi, lo voglio dire in romano, la Limited costa 3 piotte ed è esaurita. È sold out. C'è un modellino di un titano come quelli che erano usciti di Halloween. Tre piotte sul sito di una nota catena di negozi che vendono video. Quindi è il millante di prima, è tre piotte del mondo. No, però non è di lancio, esce a marzo. Ah, quindi fanno il tempo a lavorare un po' e poi a sudare queste tre piotte. Ok, quindi ben 300 euro 300 per, chi non è per chi non è di Roma, ma tre piotte. Allora andiamo avanti con la nostra scaletta. Dove dobbiamo andare? Andiamo a parlare dei giochi che stiamo giocando subito nel vivo della puntata. Nel vivo della puntata, sì. Ok. Tu allora, ci vorrei parlare di? Sì, io ormai mi sono fissato con gli indipendenti. Faccio un po' il radical chic del videogioco. Lipster. Ma secondo te dovrei andare in giro con un cappello tipo, sai, il basco, queste cose. Questi proprio assurdi. Da cuoco. Dovrei fare le sigarette da a mano. Cappello da cuoco. Cappello da cuoco e sigaretta a mano. Perché magari, cioè, io ne so, risulterei pure più simpatico. Ho il pizzetto, ricordo che sono cambiato. E il basettone. Avete premuto X mentre premevate play sul vostro. Esatto, è nuova stagione, nuovo pizzetto. E sto giocando a Stickets. Stickets, insomma, è un po' Stickets. Deve essere pure la risposta. Allora, intanto non facciamo la facile ironia, perché io gioco sempre solo su iPhone, certo, una cosa piccola, certo. Ok? Ecco, okay. Detto questo, Stickets è un puzzle game dove la cosa interessante è che non c'è il tempo. Quindi dite, come fa a essere un puzzle game interessante se non c'è la velocità? Proprio quello lo rende interessante, perché sono dei pezzi fatti ad L e poi li potete girare in qualunque modo, quindi è una L, è una L rovesciata, è una mi L sembra di verso destra, di ricordare qualcosa. Ta, così. Sì. Questi pezzi sono di tre colori, ogni volta che mettete tre quadratini, perché appunto la L è fatta da tre quadratini, di colore uguale vicino, li potete far scomparire in un quadro che è fisso. Cosa dovete fare? Dovete riuscire a mettere più pezzi possibile su questo tavolo fino a quando non siete bloccati. Non vi siete rotti. No, dite Stickets. Non fare della facile ironia sul gioco che sto provando io, che sto dicendo io. Perché poi io lo faccio sul tuo, è più figo. Ma al sicuro trovo una battuta da fare. Guarda, adesso ci penso. E questo si chiama. Allora, quindi volevo dire, il gioco costa 2,39 euro se non sbaglio su iOS. È davvero davvero molto interessante, c'ha delle musiche ben fatte, molto molto rilassante, perché appunto non c'è il tempo, ma allo stesso tempo difficilissimo. È uno di quei puzzle che puoi veramente giocare quasi con un pensiero periferico, perché se fai la mossa più scontata difficilmente poi riesci ad andare molto avanti fino a quando non ti rompi i cosiddetti, che poi in verità è quando arrivi a un sacco di pezzi messi. Tra l'altro il gioco, dopo che mettete almeno 60 pezzi, sblocchi delle altre moneta, una anche a tempo, perché così puoi soffrire, così puoi finalmente soffrire. Detto questo, sto perdendoci molto tempo e devo dire che mi piace molto. Siamo riusciti a dire pensiero periferico in una puntata, sì. Bellissimo.
Ora io dirò sinallagmatico. Esatto, io orogenesi. Cosa vuol dire? Non importa. Ah, io lo so cosa vuol dire. Io no. E pazienza, loro sì, perché ora lo andranno a cercare. Correte, correte, via, via. Qual è il gioco a cui stai giocando che devo prendere in giro? Pikmin 3. Cioè, ancora dei pupazzetti. Sì. Dei pupazzetti alieni. Sì, pupazzetti alieni. Ma poi su quella console lì, sì. Wii U. Con lo strano video portatile, assolutamente. Ma, sì. Poi... Ma. Grande gioco, e però volevo farlo apprezzare sotto due punti di vista diversi. Allora, da una parte è il classico gioco Nintendo, nel senso che la parte narrativa la possiamo considerare inesistente o giù di lì. Cioè, però... Classico gioco Nintendo perché è una cosa che è già vista. No, più che già vista. È una battuta. Cioè, ma è irrilevante il motivo che porta poi a far succedere le cose nel gioco, no? Se è stata rapita la principessa in Mario, piuttosto che qui l'astronave caduta, troviamo gli altri compagni. È gameplay puro. Chiaramente è gameplay puro. E la cosa interessante è che, a differenza di qualunque altro videogioco sia disponibile adesso sul mercato, non Nintendo... Basta di grossa? No, no, è molto, in realtà è molto tranquilla. Non esiste il tutorial, un tutorial, con tutto che il gioco è comunque sia quasi uno strategico in tempo reale, no? Quindi non è proprio facilissimo da assimilare. Non esiste un tutorial perché è talmente tanto... tanta la cura di Nintendo verso l'inizio del gioco stesso, che tutto avviene in modo molto naturale, quindi ci si trova con un semplice comando a scoprire come si fa una determinata attività, e poi in modo molto leggero e molto tranquillo lo fa ripetere un paio di volte fino a che non è assimilato, senza scritte sovrapposte sullo schermo, senza indicazioni particolari. Perché voglio dire, anche questo è un po' un tutorial, ma, no? Cioè, il fatto che lo è nei fatti, lo è nei fatti, ma non è come, faccio un esempio sciocco, che è quello di la maggior parte degli FPS adesso si sono inventati l'addestramento, no? Sì, esatto. Marin, vieni con me, salta qui, hop, adesso spara lì, che è ugualmente un tutorial, ma non ha più ormai un grande senso. Però per esempio, ecco, GTA 5, stavo pensando, è come dici tu, cioè fondamentalmente ti porta... Sì, però mi lancia pure in una rapina, esatto. No? Nell'immediato, in cui se sapessi dei controlli che saprò dopo, magari sarei avvantaggiato. Certo. Cioè mi lancia proprio nell'incipit subito, rapina, fucile in mano, tieni di mira quelli, si mira così. Io e quindi lì grande facilità. Il gioco è fondamentalmente esattamente come quelli vecchi, con la differenza che però ancora non ho trovato io il terzo personaggio. Ci saranno tre personaggi da controllare, quindi le varie situazioni possono essere risolte lanciando un personaggio, poi lanciando un altro, facendo i vari per esempio tre scalini, salendoli con i personaggi diversi. Non lo credo, per tipo uno sbagging, cioè no, tu li usi comunque, li puoi controllare comunque tutti e tre, poi li puoi ognuno lanciare con i propri uno Pikmin. Ognuno con i propri Pikmin, ma ognuno ha delle abilità speciali che no, ti permettono. No, sono tutti uguali più o meno. Ah, ok. Cosa cambia? Guadagni sbloccare tempo, guadagni semplicemente tempo, nel senso che c'è, per esempio, un comando molto intelligente che è stato introdotto grazie al pad bidet, che è quello di tracciare il percorso di uno degli omini, che a quel punto lo farà indipendentemente dalla nostra visuale, dai nostri controlli e da tutto quanto. Quindi se uno è sicuro che quel percorso sia libero da avversari, glielo traccia direttamente col pennino, e quel determinato personaggio farà la sua attività, mentre noi potremmo fare un boss piuttosto che un'altra situazione. Ci sono dei Pikmin nuovi, ma questo ormai chiaramente lo sapete già, molto brutti, devo dire, non so se sei d'accordo con me. Cioè il Pikmin roccia è carino nei cioè, nel senso che è pesante e quindi viene lanciato, rompe le cose più dure, però è un po' la replica di quello viola, che era quello sempre cicciottone, sì, è vero. E è un po' fuori contesto, cioè non sembra più una pianta perché di fatto è un sasso, quindi è un po' così, tirato, non ho capito la necessità di farlo in quel modo. Però scusa, nel fuori onda, cioè prima di avere tutti i nostri problemi con la cosa, mi dicevi che c'è un problema gravissimo sul muovere tutti i Pikmin. Sì, non, questa è una cosa, lo sto esplorando da poco tempo comunque sia, c'è un controllo che prima c'era e che adesso io ho provato a elaborare in tutti i modi, e Pierpaolo mi ha confermato che non esiste, che era quello di muovere i vari Pikmin mentre un personaggio cammina, di poterli spostare con l'analogico destro, che dava la possibilità magari proprio di essere più veloci in varie attività, ma soprattutto di mandarli in massa a fare la cosa più intelligente in quel determinato contesto. Quindi adesso se devo abbattere un muro devo lanciare 100 Pikmin, premere 100 volte il tasto lancia, mentre nel modo vecchio, forse il semplice analogico, direzionavo, loro trovavano il muro e cominciavano a scavare perché era l'unica cosa che potessero fare in quella situazione. Mi sembra un ottimo gioco, mi sembra che non abbia innovato più o meno nulla,
Però comunque sia, sono contento che esista un gioco così che mi rilassa molto, mi immerge nel mio mondo di fatine e tranquillità. Sicuro che se qualcosa esplode... No, no, fatine, hai detto fatine! Se qualcosa esplode non ci sono arti e sangue, ma solo un omino che dice aia, si rialza e si rialza. Nonostante l'angoscia per cercare il cibo. Sì, che io non ho visto, io vivo l'angoscia dello scorrere dei giorni e del perdere, oddio, non ho fatto niente oggi, quindi cerco di fare quanto più possibile. Invece per Paolo quella delle risorse alimentari che mancano e vengono... Le vivo proprio male. Paolo, ho fatto mangiare poco da piccolo. Codazzi. Sì, esatto. Quindi quando giocheremo in coop avremo due paranoie diverse che ci renderanno il giocatore di Pikmin definitivo. Perfetto, esatto. E ecco, attenzione, qui è sparito tutto. No, siamo a 20 minuti, giusto? Oh, così, pronti proprio per... di Battlefield 4. Oh, ai ai ai. Battlefield 4 che doveva uscire tipo oggi, ma è stato rotto il day one una settimana fa. Ma quando mai lo rompono il day one? Boh, anche ne so. Vabbè, io ormai... lo aspetto io. Esatto. Nel mio tunnel ormai siamo entrati, cioè tra 22 e 21 giorni avrò Xbox One, quindi sto comprando le cose che non comprerei. Battlefield, COD arriverà in settimana prossima. Perché non ho capito il ragionamento? Perché stai comprando le cose? Perché sono impaziente e quindi devo giocare. Ma devo tu vincere. Compreresti non Killzone, ma so, un gioco oggi dell'Xbox One? No, perché io l'Xbox One ce l'ho interamente pagata dando indietro roba. Dietro, non ho contanti da usare su Xbox One. Mamma mia, che ne combini una più bene. No, perché sfrutterò quella cosa per cui se compri un gioco per la current generation, poi aggiungendo 14 euro al lancio della next, te lo ridanno per next generation. Sì, esiste. Certo, però quelli... te lo fanno. Battlefield e COD esistono, quindi li riprenderò perché volevo vedere anche i confronti. Vabbè. E insomma, spero di piangere dalla gioia il 22, perché Battlefield 4 per 360 non si può vedere. Attenzione! Non si può vedere. Cioè, il single player è bello da vedere, uguale al 3 graficamente. Non parliamo del single player perché è il solito single player pessimo, motivo per cui sono molto, molto felice che abbiano tolto il single player da Titanfall direttamente, perché se doveva venire così meglio questa scelta. Tra l'altro tutti gli achievement sono per il single player in Battlefield 4. Pensa tu. Così ti costringono a giocare. Guardate che schifezza abbiamo fatto, eccola qua. Tra l'altro comunque la versione PS3 invece pare che graficamente non soffra poi con no, ma Xbox. Non è che soffra, cioè il problema sono le texture. Ho amici su Facebook che mi hanno confermato che anche su PS3 c'è in multiplayer il pavimento è proprio non in bassa definizione. Sì, cioè nel senso sembra quasi marmo anche se stai in una foresta. Vabbè, la classica cosa fatta così. Sì, chiaramente perché hanno... la versione next gen ovviamente invece sarà super figa. Esatto, cioè per PC non ne parliamo e per PS4 per PC quello è proprio la summa della grafica. PS4 Xbox One insomma sarà più che decente. Vabbè, ma ti stai divertendo? Mi sto divertendo nel multiplayer tantissimo perché vabbè, il multiplayer ormai è diventato, cioè di Battlefield è su larga scala, quindi sì, 64 versus 64, non su current generation, Ah, ok, su next, solo su next, e su PC. E su PC 128, esatto. No, molto bello che hanno introdotto le mappe dinamiche nel multiplayer, cioè innanzitutto con Battlefield 3 hanno imparato a distruggere i muri con una granata. Adesso si possono far crollare i palazzi, cioè distruggendo le fondamenta del palazzo il palazzo viene giù con tutti quelli che ci stanno dentro. E queste sono le cose da far vedere quando gli amici vengono a casa. Esatto. Esatto. Però le cose, e poi se c'hanno le texture degli omini, hanno il sudore, quella è un'altra cosa da far vedere. Sì, ovviamente non c'era su T60, non c'era. Non hanno nemmeno quasi il era per dire che sono più potenti e sudano più tanto sto sudore. Esatto. La mappa dinamica, ad esempio, c'è una mappa in cui che si ambienta tipo nel Pacifico, un villaggio del Pacifico, a un certo punto viene nel Pacifico, nel mare, del mare, viene sconvolto da una tempesta e però questa tempesta inizia a far volare drappi durante la partita, esatto, la pioggia riempie un'area che prima invece era esatto. Che mi ha ricordato un po' in Gears 2 c'era una mappa con una valanga che a un certo punto riempiva, però insomma era molto povera. Sì, invece molto, qua è più fatto molto più elaborato. Tra l'altro pare che funzioni tantissimo questa cosa. Sì. Chiaramente io sempre parlo di una versione castrata perché immagino che su 360 non sia nemmeno allo stesso livello di come sarà poi su Next Generation. Cioè nel senso la pioggia si riempie, però
non cambia più di tanto, mentre ho letto che invece su PC, ecco, che è più performante. Ma cioè, ci sono i delfini. No, però molto belle, ad esempio, anche mappe in cui c'è bisogno attaccare una porta aerei e quindi tutta la squadra viene messa su gommoni nel mare per cercare questa porta aerea e attaccarla. Insomma, non sono mappe, non è un quadrato di pianura in cui ci si scontra. Sono dinamiche, sono più dinamiche. Ci piace. Quindi competitività, però, zero. Sì. Ad alti livelli, vabbè, no, però, ad alti livelli c'è Counter Strike. Un gioco più divertente. Sì, sì. Se variabili non si collocano bene, però sai, quando fanno un videogioco come Battlefield, come COD, di certo non pensano alla nicchia del certo, è curioso perché prima questi giochi, no, invece dovevano soddisfare proprio quella soprattutto nicchia, soprattutto quelli, certo, perché erano nati su PC. Questa era una buona riflessione, capito? Sarebbe stata allora rubrica Ipsedixit. Questa è la nostra rubrica preferita, ce la teniamo per la fine perché voi dovete stare incollati a scoprire cosa i fan di Pierpaolo Nerone. No, che fan? Hater. Perché lui è considerato sul tubo un boxato, nonostante tu abbia Wii tutto. No, ma io le voglio tutte. Semplicemente al lancio ho scelto di prendere Xbox. Fatto sta che l'hanno menato per strada, è vero? Questa è stata bene. E qualcuno gli scrive gioielli come questo. Gioielli. Non diremo il nome. Allora, poi ho fatto un errore. L'errore è stato aver rimesso questa frase in italiano riveduto, perché non era così. Però insomma, il succo è questo. Si parlava di esclusive e non esclusive. Come al solito. Esatto. Viene citato Final Fantasy. E qui ci sono già due, cioè, sono diversi livelli di errore in questa frase. Perché il primo è... la tuta, mi raccomando, pathos. Final Fantasy è da sempre un titolo PlayStation e io già qua me faccio delle domande. Anche se il 15 uscirà su Xbox One, non sarà mai allo stesso livello della versione PS4. No, non ci pensate proprio. Ma non perché. Perché quello su PS4 è l'originale. Oh! Quello su Xbox è una copia della Microsoft per rubare le esclusive a Sony. Ipse dixit. Cioè, ancora una volta, Microsoft che cerca di sopraffare Sony. Perché lo fai, Bill? Io ti chiamo al telefono, perché? È una vergogna, eh? C'è una vergogna. Cioè, dopo la settimana scorsa, un'altra volta, non ce ne sarà una terza. No, io cioè, mi travesto da Marine e vado a fare una strage, perché questa povera Sony. Ci sarebbe da chiedersi perché ti travesti da Marine per fare una strage. Mi travesto da qualcosa. Da panda. Da panda! Chi sia persona un panda armato fino ai denti. La persona in via di estinzione. Esatto. Scusa, da animale. Panda non è proprio una persona. Dopo aver preso i 1000 sfondoni d'Okuto, credo che abbiamo finito la puntata con la mitica rubrica Ipsedix. Vi dobbiamo ricordare che questo foglio una volta era vero, era intero ed era anche sottolineato dal Rainaldi, quindi se lo volete potete scriverci, vi diamo, cioè ci date dei soldi, noi ve lo diamo, ricordate, questo l'ha scritto lui. Esatto. Punto achievement? Ho fatto un achievement in Battlefield 4 per 5G tipo. Ma no, accendi il gioco! Ridicolo, ridicolo.